leggero miglioramento. Ovviamente sappiamo come c'è una distanza di tempo che intercorre fra il picco dei casi che c'è già stato diversi giorni fa e quello che è l'alleggerimento reale in ospedale, perché c'è insomma il tempo dell'infezione, il tempo dell'aggravamento, dell'ospedalizzazione e quindi purtroppo talvolta anche quello del decesso. Però oggettivamente la curva è in miglioramento e pian pianino si inizia ad avere un po' di respiro anche all'interno degli ospedali. Professore, ma lei definirebbe ancora il suo ospedale in sofferenza? Ma il mio è comunque destinato a rimanere pieno, nel senso che il mio sono le malattie infettive, finché ci sarà un paziente con Covid a Torino sarà da però me. Però in generale gli ospedali la sofferenza stanno la si vede soffrendo. Negli altri reparti occupati, cioè i reparti di medicina interna, i reparti di chirurgia che sono stati sacrificati per ospitare pazienti Covid. E lì oggettivamente sì, c'è una, non aumenta più la pressione, è in leggera flessione, ma non abbiamo ancora avuto l'effetto che vorremmo e di cui necessitiamo per riaprire quelle che sono tutte le altre voci della risposta assistenziale certo. Medica, insomma. Senta, in compenso però il Piemonte è tornato in arancione. Lei è preoccupato per le riaperture? Ma sa, se facciamo le stesse cose di prima, cioè questa è la terza ondata, siamo nella discesa della terza ondata, se facciamo le stesse cose di prima siamo destinati a vedere gli stessi fenomeni, considerando in più che qui c'è una variante, quella inglese, che si trasmette più facilmente, che ha rotto quell'equilibrio sul quale avevamo preso le misure nella prima e nella seconda ondata. Io credo si dovrebbe fare qualcosa di nuovo nel riaprire, nel vincolarlo per esempio al fatto che qualcuno si è vaccinato e questo potrebbe presentarne certificazione, qualcuno ha avuto già l'infezione ed è spontaneamente protetto e qualcun altro potrebbe esibire un tampone magari fatto il giorno prima che certifica la sua negatività. Io direi che soltanto con queste manovre aggiuntive sarebbe qualcosa di nuovo, potremmo aprire in sicurezza, perché tutti dicono apriamo in sicurezza, ma il problema è che cosa vuol dire, quali sono le iniziative che portano alla reale sicurezza, su questo occorre definirle e forse questo non è mai stato fatto. Mi interessa da parte di tutti i miei ospiti.